cosa ti manca per essere felice. Allora, Simona, la tua vita è un simbolo di come i limiti esistono solo se noi li consideriamo tali. Qual è il messaggio che senti di poter lasciare a quanti vivono situazioni di sfiducia e di scoraggiamento? Beh, il messaggio è quello di piano piano iniziare a guardarsi dentro, a guardare a quello che si ha, anche dalle piccole cose, da un sorriso, da una parola, da un qualcosa che è parte di noi, per piano piano rendersi conto che in realtà si ha tantissimo. Quindi è un atto davvero molto semplice che però può donarci tanto. Hai affermato: Dio è un pittore perfetto. Se mi ha disegnato così è perché lo ha voluto. Che rapporto hai con la fede? Il mio rapporto con la fede è un rapporto di ringraziamento per il grande dono della vita che ho avuto. Quindi a me piace davvero dire che mi ha disegnata così e danzando, dipingendo, raccontando la mia storia io lo ringrazio. Nella tua vita, come racconti nel tuo libro, è stato fondamentale sentirti amata e non accettata. Beh, l'amore è un valore per me assoluto, quindi in realtà dona tutto ciò che ci permette di essere ciò che siamo. Sentirsi accolti, amati esattamente come si è, per me è stato fondamentale, perché anziché andare a cercare ciò che non avevo, in realtà ho fatto l'opposto, ho cercato ciò che ho e ciò che ogni giorno scopro di avere in più, grazie all'amore di chi mi ha messo al mondo, ma ora anche all'amore di chi mi segue e mi vuole bene. Sogni, progetti, desideri per il futuro? Sogni, progetti, desideri per il futuro sempre tantissimi. Io amo sognare, immaginare, quindi la voglia di continuare a danzare, a dipingere, a scrivere libri, a raccontare la mia storia e soprattutto la voglia di essere sempre quella che sono con la mia spontaneità, con il mio accogliere la vita così com'è.